E sono in compagnia di Claudio Bianchi, Camera di Commercio di Firenze. Sono alla BTO 2020, stazione Leopolda Firenze, un luogo storico, una location che ci accoglie. Insomma, entriamo nel vivo di quello che è stata anche l'apertura. Abbiamo ripreso il taglio del nastro. Sì, siamo molto contenti perché francamente. Abbiamo già percezione di quelli che sono eh, il numero di partecipanti, che è importante, in crescita rispetto all'anno scorso, quindi questo ci dà grande soddisfazione. Ma soprattutto devo dire che il livello de, 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 degli speaker quest'anno è veramente altissimo, e in un momento di grande tensione, di grande difficoltà per quello che riguarda il comparto turismo che tutti in questo momento viviamo. Per i casi appunto che stiamo vivendo riguardo al coronavirus, avere eh, delle persone che ci parlano di quello che accadrà nel futuro e di quelle che sono le capacità produttive nel mondo del turismo del nostro territorio è importante e tranquillizzante. Ecco, vorrei entrare un attimo nel merito eh, del fenomeno coronavirus e di come, ecco, una battuta eh, da, da lei su come eh, si sta trattando il fenomeno anche dal punto di vista turistico. Sì, purtroppo c'è stato immediatamente un blocco da parte di quelli che sono gli arrivi dal mondo cinese, ma che ultimamente si sta stendendo anche a tutti quelli che sono i paesi asiatici. È un fenomeno che bisogna monitorare e speriamo che il prima possibile l'emergenza sanitaria sia risolta, perché nel lungo andare sono numeri importanti che mancano, ma non solo, purtroppo si... Instaura un clima di paura in tutti i viaggiatori anche negli altri paesi che potrebbero avere delle ripercussioni importanti su quelli che sono i numeri turistici. Anche perché poi se si blocca il volo eh, di linea, comunque possono arrivare lo stesso in Europa e raggiungere l'Italia in qualche modo, quindi insomma, non è. Ora, de... Devo dire che per quello che si è compreso l'emergenza sanitaria nel nostro Paese è stata veramente ben monitorata e tutto sta seguendo dei protocolli che sono importanti per risolvere questa emergenza. Sotto quell'aspetto devo dire che, che l'aspetto sanitario italiano è stato curato nei minimi termini, senza allarmismo ma con rigidità come si deve fare in questi campi. L'importante appunto è che prima possibile la scienza ci dia una soluzione, una speranza, perché anche oltre che purtroppo sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto sanitario, anche sotto l'aspetto economico rischiamo dei contraccolpi importanti. Ecco, qualche novità di questa BTO 2020 Travel on Life. Il tema quest'anno è proprio questo, l'esperienza, l'esperienza di vita. Oggi non ci si muove più solo per vedere le cose, non ci si muove solo più per vedere il Davide, che comunque è una delle meraviglie del mondo che va vista, ma si gira per vivere il territorio, per vivere la cultura del luogo dove vai. E in questo permettetemi di dire che Firenze non è seconda a nessuno sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto dell'enogastronomia, sotto l'aspetto del wellness e sotto l'aspetto degli stili di vita. Devo dire che l'Italia, non solo Firenze, eh, ha, ha delle capacità enormi e che ci permettano, non dico di vivere di rendita, perché ormai non si vive di rendita di nulla, ma di competere a altissimi livelli. È vero, è vero, è vero. Poi abbiamo ricordato anche un po' il marchio, la Toscana come icona, no? È stato anche detto questo nel mondo. Sì, indubbiamente il, il marchio Toscani è, eh, ha, ha una potenza assoluta. Una volta mi facevano notare che poche regioni, pochi luoghi, eh, tranne quelli geografici, hanno una denominazione tradotta in inglese. La Toscana sì, è una delle poche. Questo è proprio il messaggio che dà dell'internazionalizzazione del suo modo essere. Toscani è un messaggio, è un brand globale. Che ha dei ritorni incredibili. Esatto, allora bello anche questa idea del contest, anche nel modo eh, di comunicare, ringraziamo insomma anche tutti i vari partner che vediamo alle nostre spalle in questa BTO 2020. Seconda volta la Leopolda, giusto? Sì, è il secondo anno che lo facciamo alla Leopolda. In realtà, no, la BTO nasce alla Leopolda. Per le prime tre edizioni è stata fatta alla Leopolda, poi ci rivolgemmo a Firenze Fiera e dopo, successivamente, per un nuovo inizio, abbiamo voluto farla tornare in questi spazi che ci sembravano più adeguati, meno dispersivi, più eh, facili da poter controllare per le dimensioni di BTO. E poi coloratissima, mi è piaciuta tanto, questa, l'ho trovata un po' pop per buttarla in musica, visto che siamo anche una radio oltre che una web tv. Beh, per quanto riguarda il marketing a quelli del turismo non gli racconti niente, sono veri professionisti e se gli lasci lavorare sanno bene come relazionarsi e come far cadere l'occhio sui messaggi giusti. Allora, vi aspettiamo BTO 2020, grazie. Grazie a tutti.